doppia fotocamera posteriore con sensore Sony da 13 megapixel, sensore biometrico sul retro e display sharp da 5.5 pollici di diagonale e risoluzione Full HD. Queste sono solo alcune delle caratteristiche del nuovo UQTEL U20 Plus, che propone un prezzo molto aggressivo intorno ai 100 euro. Insomma, per scoprire se ne valga davvero la pena, rimanete sintonizzati sulla nostra recensione completa. Le dimensioni generali di questo smartphone sono importanti, misurando 154 mm x 77.5 x 8.5 mm di spessore. Ed anche il peso non è da meno, con ben 195 grammi, rappresentando un limite in fatto di utilizzo ad una mano. Il device infatti è poco maneggevole, benché la scocca posteriore, in policarbonato, restituisca un ottimo grip. Sicuramente quest'ultima avrebbe potuto essere rifinita meglio, in quanto sono ben visibili le finiture della lavorazione, insomma non proprio un esempio di stile. Ma l'assemblaggio in generale non sembra essere il punto forte di questo smartphone, perché ad esempio premendo sull'angolo alto sinistro si notano dei forti scricchiolii che denotano una costruzione sotto la sufficienza. La particolarità di questo U20 Plus risiede però sul retro, dove troviamo la doppia fotocamera che sostanzialmente simula l'effetto bokeh tipico delle reflex. A fianco ad esse è stato posizionato il singolo flash LED, mentre poco più in basso troviamo il sensore biometrico non troppo preciso e reattivo. Il frame laterale sinistro ospita il vano per una micro SIM ed una nano SIM, potendo aggiungere alternativamente una micro SD, espandendo così la memoria interna fino a 128 GB. Il lato destro è stato occupato dal tasto power e dal bilanciere del volume, mentre in alto è presente il solo mini jack per le cuffie. In basso trovano spazio il microfono, il connettore micro USB e lo speaker di sistema. Frontalmente i tre tasti soft touch non sono retroilluminati e superiormente troviamo la capsula auricolare, la fotocamera frontale, i sensori di prossimità e luminosità e il LED di notifica. Centralmente è presente un display di matrice IPS da 5.5 pollici di diagonale e risoluzione Full HD con vetro protettivo 2.5D. I colori di questa unità sono poco vividi, ma gli angoli di visuale abbastanza buoni, sebbene i bianchi e i neri risultino poco fedeli. Qualsiasi modifica alla resa cromatica è comunque possibile grazie alla presenza di MiraVision. Il touch capacitivo è buono anche in fase di scrittura e in esterna il sensore di luminosità, seppur leggermente pigro, ci permetterà di contrastare abbastanza bene la luce naturale. In confezione troveremo, oltre allo smartphone, un cavo USB micro USB, il caricatore da parete con presa italiana e uscita 5V a 1A, un breve manuale di istruzioni, un case in TPU e la spilletta per lo slot SIM. Ma veniamo all'hardware. Questo UQTEL U20 Plus è dotato di un SoC MediaTek MT6737T, un quad-core con clock massimo ad 1.5 GHz. A ciò si accompagna una RAM da ben 2 GB ed uno storage interno di 16 GB espandibili tramite micro SD fino a 128 GB. Tenendo premuto sul tasto Home entreremo nel multitasking e qui potremo testare noi stessi come la RAM sia abbastanza risicata. Il processore dal canto suo permette di muoversi agevolmente tra i menu e all'interno dell'interfaccia Android. A livello di gaming lo smartphone però non convince, la MaliT720 in questo caso lavora male e utilizzando titoli prestanti come Real Racing 3 andremo incontro a frequenti lag e cali di frame. Il software è Android Marshmallow 6.0 in minima parte personalizzato. Innanzitutto l'interfaccia non offre il drawer delle applicazioni ed è inoltre possibile modificare i temi scegliendo tra 5 possibili varianti. Le applicazioni di sistema rimangono le medesime offerte dai processori MediaTek, salvo la fotocamera del quale è stata rivista in parte l'interfaccia. Nel menu impostazioni troviamo una voce relativa al sensore biometrico a cui è possibile abbinare alcune comode gesture, come quella che dopo una pressione prolungata ci farà tornare direttamente alla home. Un'altra voce interessante, sempre in tema di gesture, è quella dell'assistente intelligente, all'interno del quale sono presenti un numero di azioni predefinite molto ampio, sia a schermo spento che acceso. Il browser di sistema mi ha abbastanza soddisfatto in tema di fluidità, anche se in occasione di una ricezione wifi limitata ho trovato più veloce e reattivo Chrome. In genere però la navigazione web è soddisfacente con entrambi i browser, con differenze davvero trascurabili. Il comparto fotografico è caratterizzato dalla presenza di una doppia fotocamera posteriore,
Quella principale è una Sony IMX135 da 13 megapixel, mentre l'altra è solo da 0.3 megapixel e le due lavorano insieme per offrire quell'effetto bokeh tipico delle reflex. Il risultato però non mi ha convinto, infatti attraverso un selettore potremo decidere quanto rendere incisivo questo effetto, ma ciò che andremo effettivamente a fare sarà creare un cono tutto intorno sfocato che non darà quasi per nulla la sensazione di profondità. La qualità degli scatti, al di là di ciò, è abbastanza buona nelle ore diurne, dove anche l'HDR si comporta bene, ma non così buona in notturna, con scatti molto rumorosi e colori leggermente falsati. Il sensore anteriore da 5 megapixel è discreto, in condizioni di luce favorevoli, ma assolutamente insufficiente con scarsa luminosità. I video infine sono girati ad una risoluzione massima di 1080p a 30 fps, con qualità sufficiente e sistema di messa a fuoco automatica non fulmineo, ma comunque presente. La rete Wi-Fi 802.11abgn ha una resa buona, denotando solo una copertura un po' troppo limitata. Questo Ukitel U20 Plus è anche dotato di connettività LTE con banda 20 inclusa, che con Vodafone mi ha permesso di viaggiare sempre in 4G con pochissime incertezze. Il Bluetooth di tipo 4.0 è sempre rimasto attivo e collegato ad una smartband senza nessuna criticità. La ricezione delle notifiche non mi ha dato nessuna noia, ma l'unico appunto che posso fare in questo campo è relativo al LED di notifica di questo smartphone, che non può essere personalizzato ma lampeggerà di verde all'arrivo di ogni tipo di avviso. Il GPS infine è davvero troppo poco affidabile, soprattutto se utilizzato in auto con la navigazione tramite Maps. L'audio che restituisce lo speaker non è eccezionale ed ha un volume non molto elevato. Il suono è decisamente impastato e privo di qualsiasi profondità. Per quanto riguarda la telefonia, dalla capsula auricolare si sente bene, anche in esterna, e qui il volume è sicuramente alto e chiaro. Per la telefonia mobile, digita 1. Per la telefonia fissa, digita 2. L'ascolto di musica in cuffia migliora tutte le caratteristiche mediocre dello speaker principale senza eccellere più di tanto. Sotto la scocca in policarbonato trova spazio una batteria da 3300 mAh. Sicuramente mi sarei aspettato un'autonomia migliore da una capienza simile, dato che quando lo smartphone viene stressato la carica scende molto velocemente. Al termine di una giornata mediamente impegnativa non ho superato le 6 del pomeriggio, con 4 ore di schermo attivo su circa 10 ore di utilizzo totale. Per concludere, questo Ukitel U20 Plus per il prezzo a cui viene venduto potrebbe sicuramente essere preso in considerazione. Saltuariamente ha mostrato delle piccole incertezze chiudendo ad esempio le app che stavamo utilizzando, ma l'esperienza quotidiana non si discosta molto da quella offerta da altri smartphone presenti nella sua fascia di mercato. L'interfaccia è piacevole e la fotocamera è buona e sotto certi aspetti anche maggiormente curata rispetto a quella offerta dai suoi competitors. Le uniche note negative sono sicuramente il peso, che io ho trovato davvero troppo eccessivo, e la cura per i dettagli, che non è del tutto sufficiente. Ma anche per questa recensione è tutto, ed io come sempre vi invito a mettere un bel like al video qualora vi fosse piaciuto e a condividerlo sui vostri social. Ricordo che per chi fosse interessato, in descrizione è possibile trovare la recensione testuale relativa a questo Ukitel U20 Plus. Non dimenticate poi di cliccare sulla campanellina di YouTube così da non perdervi l'uscita dei nostri nuovi video. Noi ci rivediamo alla prossima, un saluto da Luca per gizchina.it.